Buongiorno a tutti gli amici di Altea Channel, oggi è il primo giorno dell'esposizione del Convegno Nazionale Italiano degli Ingegneri Clinici. Siamo alla Nuvola di Roma e, come di consueto, è la prima puntata del Life from IC. Oggi siamo in compagnia dell'ingegner Pasquale Garofalo, Site Specialist Engineer dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, nonché componente del direttivo dell'Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici. Pasquale, grazie per essere con noi. Primo giorno di convegno, come sta andando? Cosa ci racconti? Salve a tutti, buon pomeriggio. Vi ringrazio dell'intervista e della disponibilità. Siamo oggi qui alla Nuvola, quindi al primo giorno di convegno nazionale per l'Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici, e il riscontro sembra evidente a tutti che è un riscontro di altissimo livello, sia in termini di presenze, quindi sia in termini di presenze sulla parte, diciamo, espositiva, ma anche in termini di presenze dal punto di vista di formazione. Le aule sono ricche di colleghi, di professionisti che hanno l'obiettivo, ecco, di formarsi. È fondamentale. Noi come Associazione Italiana Ingegneri Clinici anche in Campania stiamo puntando sempre di più alla formazione, quindi al coinvolgimento, ma soprattutto alla condivisione di tutti gli aspetti e di tutto ciò che riguarda in effetti la parte di ingegneria clinica e quindi di gestione delle tecnologie, e siamo, come dicevo, sempre in prima linea e ben disposti a collaborare e ad aprirci a nuove iniziative. Pasquale, tu coordini un sito abbastanza impegnativo come quello dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Che ruolo sta svolgendo Altea in Campania? Altea in Campania gioca un ruolo di primaria importanza in quanto è presente su vasto territorio, soprattutto per quanto riguarda il territorio della provincia di Napoli, quindi siamo presenti in tutte le strutture, in tutte le aziende campane, quindi nel napoletano, e noi come Altea giochiamo un ruolo di fondamentale importanza in quanto siamo primi nella gestione, diciamo, delle tecnologie affinché queste ultime possano essere, diciamo, gestite nel miglior modo possibile, salvaguardando sempre l'interesse ovviamente dei nostri clienti, ma soprattutto con un occhio all'efficienza, ma soprattutto alla regolarità del funzionamento delle tecnologie, al fine di poter garantire un'efficacia, ma soprattutto efficiente funzionalità alle apparecchiature che sono ovviamente poi a supporto dei pazienti. Buonasera a tutti gli amici di Altea Channel, siamo in compagnia dell'ingegner Carla Cicciarelli, dirigente dell'unità operativa complessa tecnologie biomediche e sviluppo tecnologico dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma. Carla, si è appena concluso un interessante workshop sulla cybersicurezza al quale hai partecipato in qualità di relatore. Cosa ti auspichi possa aver lasciato ai discenti? Allora, innanzitutto mi preme dire che è stato un workshop molto 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 interessante, molto molto ben fatto e articolato nelle componenti che hanno presentato agli interlocutori differenti punti di vista. Quindi abbiamo avuto una visione perimetrale a 360 gradi sulla cyber security. Poi abbiamo avuto la presentazione di una piattaforma, quindi da parte di un vendor, che ha esplicitato le potenzialità e le funzionalità che potevano essere di ausilio e supporto per gli ingegneri clinici. Nella fattispecie il mio intervento invece ha voluto mettere in evidenza a chi intendesse affrontare un percorso di protezione del parco apparecchiature elettromedicali, quindi un percorso rivolto agli ingegneri clinici, e quindi ha voluto rappresentare le difficoltà, le prospettive, le aspettative e soprattutto le motivazioni che ci hanno condotto ad affrontare un percorso del genere che è iniziato ormai da 3 anni fa. Penso che sia andato molto bene come workshop perché ho visto partecipazione nella platea e soprattutto ho avuto anche riscontro poi al termine del workshop da parte dei colleghi e che sono stati molto interessati all'argomento, perché mi sono resa conto che soprattutto quest'anno c'è un'attenzione particolare da parte degli ingegneri clinici nei confronti della cyber security, quindi nella consapevolezza che le apparecchiature elettromedicali, in quanto
IoTM sono comunque collegati alla rete, debbano comunque essere protette nei confronti appunto di attacchi. Ringraziamo l'ingegner Carla Cicciarelli per la sua disponibilità e diamo l'appuntamento a domani per la seconda edizione di Live from IC. Un saluto a tutti. Grazie a voi. Grazie Carla. Ciao.